E del degrado milanese si è occupato oggi anche il segretario della Lega Lombarda Matteo Salvini, che ha voluto fare un sopralluogo nella periferia est di Milano. Una casa abbandonata è diventata un vero e proprio rifugio per extracomunitari con le relative problematiche alla sicurezza per tutti gli abitanti della zona. Vediamo. All'Ortica, quartiere della periferia est di Milano, un palazzo mai finito e abbandonato si è trasformato in un vero incubo per i residenti. Sporcizia, degrado sono solo una parte del problema, perché il palazzo di via Bistolfi è diventato un nascondiglio per centinaia di senzatetto, comunitari e non. Matteo Salvini, segretario della Lega Lombarda, ha voluto controllare di persona la situazione. All'ennesima telefonata e mail di protesta dei residenti, dei cittadini, delle mamme, delle nonne, basta. Siamo venuti a vedere di persona quello che è uno schifo ormai da troppi mesi. La soluzione o c'è per la via buona, settimana prossima c'è un'udienza, e quindi che porta in tribunale il curatore fallimentare, la banca e tutti quanti. Quindi o si mettono d'accordo, ripuliscono, sgomberano e vendono, oppure, sentendo anche l'esasperazione dei residenti, entro 15 giorni lo sgomberiamo noi. Situazione inaccettabile sia per i residenti qua attorno, ma anche per le persone che vivono qua dentro. La televisione purtroppo non trasmette gli odori, però si respirava l'irrespirabile, c'erano dei bimbi di 2 o 3 anni. È indegno per chi ci sta ed è indegno per chi ci convive, per i commercianti, per i portinai. C'è una scuola elementare dove ci sono topazzi di 30 centimetri, quindi ecco appunto. E quindi questo è un bellissimo quartiere, però, ripeto, o le istituzioni fanno la loro parte oppure ricominciano. Guarda, partiamo dall'Ortica a restituire ai cittadini pezzi di loro città. La soluzione è l'espulsione di queste persone? Non so chi sia, la soluzione è sicuramente la pulizia, l'abbattimento, l'allontanamento, lo sgombero. Chi ha un titolo per stare qua sta qua, chi non ha documenti torna a casa sua, evidentemente. Ma io non so neanche se siano italiani, stranieri o che cosa sono. Non possono stare qua, appunto, ci sono i manifesti dell'Expo. Mi pare che sia la città dell'Expo, qua c'è. I top. Poi dicono che a Milano torna la tubercolosi, che credi che torna la tubercolosi a Milano? Aspetta, ma questo però evidenzia anche una politica completamente sbagliata per quanto riguarda l'edilizia. Cioè, questo palazzo abbandonato è indice di un altro caso di mala politica piuttosto che di mala edilizia. No, ma la politica qua è un privato che voleva fare una residenza per studenti e che è fallito, perché dai politici hanno tutte le colpe, però se uno costruisce un palazzo per metterci gli studenti e poi la sua azienda fallisce, la politica deve impedire che lo stesso privato tenga questo palazzo in queste situazioni troppo a lungo. E quindi, siccome i privati sono chiamati per legge a mettere in sicurezza, a recintare, a sgomberare, su questo privato, il creditore, si chiama Banca Intesa, quindi non è un pinco pallino qualsiasi, si chiama Banca Intesa, il principale creditore, e quindi che Banca Intesa recuperi sta roba, la venda e la metta in sicurezza. Quindi o ci pensa Banca Intesa o ci pensa il comune, le forze dell'ordine, poveretti, vengono chiamati di sì e di no e fanno quel che possono. Ripeto, se entro 15 giorni non c'è un segnale concreto, chiameremo a raccolta tutta la gente per bene del quartiere e la passeggiata invece che di mattina la faremo di sera. Proponendo la riavvio delle ronde? No, le ronde, qua ci sono nonni, ci sono mamme, ci sono portinai, ci sono insegnanti, ci sono baristi, non è che vogliono fare la ronda. Qua non ci deve bivaccare la gente, punto. La Milano di Pisapia continua a peggiorare, eppure la stampa non dice nulla, come mai? Non interessa la polemica politica, qua è un affare fra privati, certo il comune può metterci del suo. Poi, qua l'illuminazione non c'è. I vigili non passano, quindi sicuramente anche il comune qualche cosa in più la può fare, però poi sulla qualità della stampa nei confronti del sindaco Pisapia non commento. Aspetta, a proposito di Bronx, a Quarto Giaro pare che stia scoppiando una fight, dal punto di vista dell'intervento della politica in questo caso? Anche lì. Il comune deve fare il comune, i vigili urbani invece che fare solo multe. Quest'anno è il record storico del comune di Milano per multe, quindi sarà contento Pisapia che incassa un sacco di quattrini, però avere 3.000 vigili urbani e usarli solo per le multe, certo, se poi c'è la faida fra mafiosi non è il vigile urbano che sicuramente può fare qualcosa, però avere qualche vigile in più sulla 54, sui mezzi pubblici in metropolitana e qualche vigile in meno a tartassare la doppia fila in ufficio, ma magari qualcosa farebbe. Ma non è preoccupante l'idea di avere l'ombra della mafia su Milano che torna dopo 10 anni? A figurarsi.
figurarsi, preoccupante, e la combattiamo, ci mettiamo la faccia, qualcuno ha paura a metterci la faccia, noi ci mettiamo la faccia. E a Quartogiaro è 15 anni che facciamo battaglie come Lega fra minacce e mica minacce, e quindi però anche questa è malavita, magari non sarà la mafia, però rendere impossibile la vita alle nonne, alle mamme, ai bimbi è malavita anche questa, e magari non si sparano a luparate come a Quartogiaro, però non poter prendere l'autobus tranquillamente non è da Milano, non è da Milano. Ma la sera è una zona sicura questa? De mal. Se c'ha il coraggio di uscire, sì. Ha visto qualcosa lei? Di tutti i colori, se ne si passa più, chi c'ha paura di andare fuori alla sera? I disagi per gli abitanti della zona sono disagi netti. Che c'è un gran casino, una gran sporcizia, va elevata la salute, non puoi la sera circolare perché la gente, i ragazzi, i giovani o gli anziani hanno paura. Disagi? Le pantegane che vengono fuori grosse così. Signora, lei ha un ristorante qui di fianco, sì, com'è sì, la situazione? Esattamente, la situazione è tragica, siamo pieni di zingari, pieni di topi, di pattumiera, la periferia ha solo soldi il nostro comune, del resto non ci pensa nessuno. Io sono arrabbiatissima con le istituzioni, perché non è giusto che ci trattano così, ma sono veramente arrabbiata. Questo palazzo è abbandonato da molti anni? Da 15 anni che sono qui io, cambiano continuamente, mangiano soldi che noi ci sudiamo ed è sempre così, il degrado più assoluto. Una ragazza da sola qua di sera non la farebbe andare in giro? Ma assolutamente no, mia figlia è stata aggredita, quasi violentata, ma assolutamente no, assolutamente no.